Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 17. Le cose da dimenticare. Sasuke. Abbiamo da poco terminato di cenare. Il mio istinto omicida è alle stelle. A causa del chiasso di ieri notte, ad opera dei miei compagni, i nostri due accompagnatori stasera non hanno intenzione di allontanarsi. Questo vuol dire che non potrò passare la notte con Reika, perché saremo tutti controllati a vista, con relativa impossibilità di lasciare le proprie stanze. Rei dice che non è grave, che ci saranno altre occasioni. La cosa mi fa parecchio incazzare, perché ho l'impressione di essere io il più debole in questa situazione. Mentre muoio dalla voglia di stare solo con lei, la osservo parlare rilassata con le sue amiche e mi sento fremere. Il pensiero che io stia completamente perdendo il controllo sui miei sentimenti mi fa sentire debole e stupido. Poi c'è la questione di Roshigenda, che proprio non mi va giù. La starà aspettando a Tokyo e lei gli avrà raccontato di noi. Se non lo ha fatto, lo farò io al nostro ritorno. So che non devo invadere i suoi spazi, o la perderò, ma non permetterò a qualcun altro di invadere i miei. Mentre cerco di concentrarmi su altro, Rin Sensei si avvicina a Reika. Che vorrà da lei? Reika. Quando Rin Sensei mi ha chiesto di suonare qualcosa, mi sono sentita morire. Ieri l'ho fatto solo per Sasuke, ma evidentemente la voce si è sparsa, e ora i sensei che ieri sera non erano presenti mi chiedono di ripetere lo spettacolo. Che vergogna. Ma non posso rifiutare. Dire di no ad un insegnante non è mai una cosa saggia. Svogliatamente mi avvicino al pianoforte dell'albergo, ma prima di salire sul palco, Sasuke mi raggiunge in tutta fretta. Non suonare la mia canzone. Quella vorrei che la suonassi sempre e solo per me. Che scemo, non ripetere mai quel brano, per nessun altro al mondo. Non la suonerò mai per nessun altro, non temere. Eseguirò qualcosa di Beethoven e via. Se vuoi comprarti almeno Rin Sensei, dovresti suonare un brano tratto dal film The Piano. Lei adora quel film. Cavolo, anche io. Ma tu come fai a sapere queste cose? Ho le mie fonti, King. Adesso vai ed offrici un bello spettacolo. Me lo dice con un accenno di sorriso. Mentre mi incammino verso il pianoforte, ripensa alla sua espressione. È entrato nel mio mondo, non c'è dubbio. Un mondo di note e musica che pochi sanno ascoltare e comprendere. Così mi siede al pianoforte e senza presentare il brano inizia a suonare The Sacrifice di Michael Nyman. La sala fa silenzio e mi ascolta. Solo più tardi mi è stato detto che la sensei si è commossa fino alle lacrime ad ascoltarmi. Io non mi sono accorta di nulla perché continuo a tenere gli occhi chiusi mentre suono. Lo faccio per sentire meglio la musica, ma anche perché quando suono so che niente può farmi male. È sempre stata così. L'unica cosa che ad oggi è cambiata è che stavolta, mentre i miei occhi rimanevano serrati, la mia mente mi mostrava il viso sorridente di Sasuke. Sasuke. Oggi ho conosciuto una nuova sensazione, l'essere orgogliosi di qualcuno. Quando Reika suona, sono orgoglioso di lei e del pensiero che quella piccola e testarda ragazza che sa fare questa magia è mia. Reika. Sul treno Shinkansen il clima è disteso e calmo. La maggior parte dei ragazzi chiacchiera ancora allegramente in attesa di tornare a Kyoto. Questa notte abbiamo tutti dormito nei rispettivi letti. I sensei hanno fatto buona guardia. Sasuke siede vicino a me. Per l'esattezza dorme vicino a me. La sua testa è appoggiata sulla mia spalla e il suo peso mi rilassa. Sembra un bambino che riposa tranquillo. Io non riesco a prendere sonno. Sono stati 3 giorni molto belli e intensi, ma ora bisogna tornare alla realtà e non so cosa mi attende. Hiro-kun voleva venire a prendermi in stazione visto che arriveremo nel tardo pomeriggio, ma gli ho detto che sarei andata io da lui. Dice che ha una sorpresa per me. La sensazione che qualcos'altro sia cambiato è sempre più forte e questo mi rende inquieta, quindi preferisco andare subito da lui per chiarire alcune cose. Mentre penso a tutto quello che è successo in questi giorni, Sasuke si agita riuscendo a darmi una bella testata che lo ridesta di colpo. Scusa, ti ho fatto male? Ha un viso bellissimo e gli occhi sono ancora assonnati. Onestamente non credevo di poter essere tanto rapita da un ragazzo del genere. Così gli sorrido e facciamo 2 chiacchiere come se ci conoscessimo da una vita. Che cosa strana. No, non preoccuparti, stai morendo di sonno, vero? Tutta colpa dello scemo. Stanotte non la finiva più di parlare di Aiko-chan. Credi che finiranno col mettersi insieme?
Immagino di sì, sempre se tu farai due chiacchiere con lei. Dile di darsi una mossa con Rio, quello è troppo timido, non si farà mai avanti. Siete proprio come il giorno e la notte voi due. Come mai andate così d'accordo? Siete talmente diversi. Io sono il più istintivo e non mi piace attendere. Per questo ti sono saltato addosso appena hanno avuto l'occasione. E sorride soddisfatto. Dovrebbe ridere di più. Diventa ancora più carino quando ride. Hai ragione. Io e Rio siamo totalmente diversi. Ma forse è per questo che andiamo d'accordo. Ci compensiamo. E poi ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Quindi diciamo che ci sopportiamo piuttosto bene. Lui non ha più i genitori ed io non sopporto i miei. Siamo cresciuti considerandoci fratelli. Però tu ce l'hai un fratello, Takashi-san. Quel giorno mi ha parlato di te con grande affetto. Non mi piace parlare della mia famiglia, Reika. Taglia corto così per poi aggiungere... Piuttosto dimmi di te. Non so praticamente nulla di quello che sei fuori da scuola. Dove sei nata? Hai fratelli? Il sangue mi si gela nelle vene. Non pensavo di smuovere in lui tale interesse. La cosa mi rende contenta, ma non posso né voglio parlargli della mia situazione familiare. Così cerco di tenermi il più possibile sul vago, ma non è facile. Non c'è nulla di interessante da sapere su di me. Sono nata e cresciuta a Tokyo, non ho fratelli, sono figlia unica. Mia madre è morta 7 anni fa. Mio padre lavora spesso fuori città. Se non fosse per Hiroshi che abita piuttosto vicino a casa mia, sarei sempre sola. Non lo dico per farlo ingelosie, né per fargli pena. Gli racconto una parte di verità, una piccola parte delle cose che non dico. Entrare in dettaglio mi sembra sciocco e inutile. Non so nemmeno se andremo avanti insieme una volta tornati alla vita quotidiana. Sasuke storce la bocca del sentire pronunciare il nome di Hiroshi e il suo sguardo cambia. Forse gli dispiace per la morte di mia madre e difatti dopo poco ne ho la conferma. Scusa, immagino che non ti piaccia parlare di queste cose tristi. Mi spiace per tua madre, non ne avevo idea. Non preoccuparti, Sasuke. La mia vita è quello che è. E questo è quanto. Ma preferisco non parlare, tutto qui. Genda è molto importante per te, non è vero? Lui è il mio migliore amico. C'è sempre stato quando ne avevo bisogno. Sempre. Mi perdono i miei pensieri ricordando quel giorno lontano. Quanto sarà passato? 2, 3 anni? Non ricordo con esattezza. So solo che quel giorno Max era fuori di sé. Era stato licenziato di nuovo dopo appena qualche giorno di prova. Cos'è che lo fece scattare? Ah già, fu per quello. Mentre buttava giù birra imprecando con i suoi datori di lavoro, io ero in cucina intenta a preparare qualche cosa per cena. È stata colpa di un uovo. Che cosa ridicola a pensarci oggi. Un semplice, piccolo e insignificante uovo mi scivolò dalle mani e si ruppe al contatto col pavimento. Credo di non aver nemmeno commentato il piccolo e insignificante incidente, ma lui lo fece. E a gran voce. Mi gridò contro accusandomi di essere una buona a nulla, poi urlò qualcos'altro mentre io prendevo qualcosa per pulire il piccolo disastro. Mi prese a calcio, o meglio, il primo fu un calcio e poi mi colpì su un fianco mentre mi stavo piegando per pulire. Poi iniziò a colpirmi a caso. Non ricordo la sequenza, ma il pugno che mi arrivò dritto su una guancia sì. Fu molto forte, talmente tanto da farmi perdere i sensi. Quando ripresi conoscenza ero ancora a terra in cucina e lui non c'era più. A farmi risvegliare fu il rumore del campanello di casa. Era Hiro che era venuto a prendermi. Volevamo andare al cinema quella sera. Io non risposi, né mi mossi. L'unica cosa che feci fu allungare una mano verso il cassetto e prendere dal suo interno un coltello. Ho osservato quella lama per un tempo che sembrò infinito, fino a quando la passai con dolore su uno dei miei polsi. Semplicemente non ne potevo più. Semplicemente ero stanca di vivere nel terrore. Semplicemente dissi basta. Non feci un taglio profondo però, perché l'unico barlume di razionalità che ancora avevo era rivolto al rumore del campanello che Hiroshi continuava imperterrito a suonare. Quando anche quello smise, pensai davvero di morire. Ma Hiro-kun era passato dal retro di casa ed aveva forzato la porta della cucina per entrare. Di quella sera mi ricordo più di tutto le sue lacrime. Non il male fisico, non il mio dolore né il mio sconforto, ma le sue lacrime e la disperazione con cui mi chiamava per tenermi cosciente. In ospedale fece tutto lui. Raccontò una balla enorme, qualcosa del genere che eravamo stati aggrediti mentre ci recavamo al cinema. Fece persino una descrizione di 2 ipotetici malviventi che chiaramente non vennero mai rintracciati
e per rendere il tutto più credibile si tagliò una mano con il mio stesso coltello così da risimulare l'aggressione che entrambi avevamo subito. In quel giorno volevo davvero sparire, ma la voce di Roche e le sue lacrime fecero molto più male di quello che avrei mai immaginato. Giurai che non l'avrei mai più fatto, giurai che non avrei mai più fatto soffrire Hiro. Rei, sei diventata seria all'improvviso. A cosa pensi? Nulla. Scusa, ero solo a pensiero. Quanto manca a Tokyo? Un'ora circa. Riposa di un poco, non è una bella cera. Adesso sono io a tenere la testa appoggiata sulle spalle di Sasuke. Chissà cosa pensa. Sicuramente che sono strana. Mi stringo a lui respirando il suo profumo. Mi piace tanto. Poi mi rendo anche conto che c'è una stanza chiusa a chiave dentro di me e che lui non riuscirà ad entrare. Perché l'unica persona che ce l'ha fatta è stato Hiro. L'ha forzata come la porta della cucina quel giorno ed è entrato per prendermi per mano. E anche se vorrei lottare contro questi miei sentimenti così sbagliati, sento i rosci dentro di me sempre, ovunque io mi trovi. Allora mi chiedo quanto potrà sopportare Sasuke prima che la mia solitudine mi divori nuovamente.